quello che noi facciamo su questa terra, caro Nicola, in questo messaggio. Il mio programma preferito, la mia canzone preferita, la campagna umbra e le ferie dopo 3 anni. E noi qui macchina con te. Bravo. Peraltro, la voce di questa canzone degli Oasis è quella di Noel Gallagher, sì, che abitualmente scriveva magari le canzoni o faceva le seconde voci. La prima voce abitualmente la faceva suo fratello Liam. Noel Gallagher, di cui si parla oggi sui giornali per via di una cosa che fa molto ridere. Sapete che i due fratelli Gallagher sono sempre stati due grandi tifosi del City, lo sono tuttora. Sono stati addirittura dei come si chiama, degli hooligans. Sì, sì. Io ho il privilegio di aver fatto ridere Liam e sono riuscito a farlo ridere con una cosa: il coro su Balotelli. Oh, Balotelli, esatto. Is a striker. Peraltro, ed era piegato in due da ridere. In un'intervista, Noel Gallagher dice di aver cominciato probabilmente la sua carriera di autore di canzoni come autore di cori allo stadio. Grande! Lì ha scritto le prime cose e poi altre sono diventate più importanti. No, dicevo, la cosa di oggi di Noel Gallagher, che è veramente una stupidaggine, appunto, tifoso del City, di conseguenza tifoso VIP del City. Frequentazione con la squadra, amicizia con Pep Guardiola, l'allenatore spagnolo del City stesso, talmente amici che lui lo ha, diciamo così, eletto a sua musa, sì, suo mentore, suo mantra, sì, quasi, ecco, no? Mentore, sì. E ha un cartonato, anzi due cartonati di Pep Guardiola a grandezza naturale. Uno ce l'ha in cucina e quello in cucina dice: lo tengo lì come scherzo per spaventare quelli che vengono, sì, a casa mia, che non se l'aspettano. Sì, e l'altro finisce. L'altro ce l'ho invece in studio. E mi serve per ispirarmi e per capire se le cose che sto facendo vanno bene o meno. Sembra quel film di Ken Loach con il poster come si chiama? Di Eric Cantona. Sì, certo. In cui c'era un mezzo disgraziato che aveva come unico amico questo poster, sì, del calciatore. Sì, è il poster dello United in quel caso. Stavo per sottolineare le controindicazioni del cartonato. Il cartonato spaventa. Il cartonato, se tu lo metti dietro l'angolo, sei sovrapensiero in generale, anche lo metti tu non è che certo. E poi te lo dimentichi, no? Ma te lo dimentichi, sei sovrapensiero, ti fatto svegli bene, la mattina, sei a grandezza naturale, ti vengono dei colpi, ma dei colpi. Noi abbiamo Harry Styles in casa ed è finito tipo sopra l'armadio capovolto per non farsi vedere, perché ci spaventiamo tutti a morte tantissimo. Sì. Abbiamo al telefono il biografo di Noel Gallagher. Andrea, buongiorno. Ciao ragazzi, come va? Buongiorno, Andrea è un collaboratore, il collaboratore. Sì, allora Andrea, tanto per cominciare, è un nostro amico. Tanto per cominciare, Andrea è un compagno di maratone nostro e poi marginalmente è anche un discografico che negli ultimi anni, insomma, è diventato praticamente l'amico italiano di Liam e Noel. Io voglio sapere come fai a dividerti fra i due fratelli, tanto per cominciare. Ma guarda, abbastanza tranquillo, ormai dal 94 che li frequento, quindi ormai ho capito perfettamente i ritmi di uno e dell'altro. Ma diciamo che ultimamente sono più su Noel, diciamo, però i ritmi ormai sono, li conosco un po' come la mamma Peggy, diciamo. Come la mamma, ok. Senti, ma quando, non so, Noel sa che tu sei stato da Liam, poi ti chiede qualcosa o fa finta di niente? No, mai. Diciamo che non c'è mai stata questa... Forse perché dura tanto quella cosa tra di noi, perché non c'è mai questo scambio di opinioni o chiedere esattamente cosa ha detto uno, cosa ha detto l'altro. Diciamo che è sempre stata una cosa molto... Da quel lato lì no, non c'è mai stata questa cosa. Diciamo che sono molte più richieste calcistiche. Quelle ce ne sono quasi quotidiane. Come calcistiche? Devo raccontare una cosa ridicola, se volete. Sì. Prego. Il giorno che lui ha saputo, lui era a Los Angeles. Sì, Noel. Ok. Ha saputo della possibilità che Ronaldo potesse andare a City, che c'era stata, mi sembra, all'inizio. All'inizio, certo, sembrava quasi fatta, sì. E sono fatto un po' di fucking via WhatsApp. Perché non voleva lui? No. Ah, non voleva, un ortodosso. No, soprattutto si parlava di uno scambio con Gabriel Jesus e lui non voleva assolutamente che... Ah, vedi, sono problemi. Ah, vedi. Ma vedi. Mail,
il primo messaggio è stato We love Jesus. Gioco di parole. Mi colpisce molto, adesso non voglio svelare, il tuo è un, come dire, un ruolo delicato e non mi va di svelare cose private così, però una delle cose che mi ha fatto diventare il tuo assistito Noel Gallagher, il mio idolo per sempre, è l'utilizzo di EasyJet per muoversi, cioè lui non ha gli aerei privati ma sceglie spesso la low cost, me lo confermi? Sì. Conferma che usa la metropolitana quasi sempre. Bello, per spostarsi. Grandissimo. Vedi, no, perché stamattina parlavamo del fatto che Cristiano Ronaldo si sia lamentato, poveretto, anche dal suo punto di vista è giusto, di non avere una vita normale, di non poter andare in giro per strada. Non che Noel Gallagher sia meno conosciuto in Inghilterra, credo, no? Anzi. No, assolutamente. Lui però è sempre stato un vero working class certo, hero, come diceva il suo idolo John Lennon, insomma. Quindi lui si muove sempre molto. Poi ho la sensazione che se tu gli rompi un po' le scatole, molto, non diciamo si può, che non... proprio David Rock, sì, gli piace molto il bar. Il bar. Stare in bar a chiacchierare. Ma è quello proprio, secondo me, che vi unisce, perché tu, che non sei noto in Italia, ma ti spieghiamo noi, sei il principino della Lomellina, una zona, diciamo, di provincia dell'Italia. Puoi spiegare più o meno le risaie, Pavia, la provincia di Novara, Vigevano, diciamo che sono proprio al confine tra Piemonte e la Lombardia. Esattamente. Diciamo che ci dividono le risaie e basta. Nebbia. Sono di questa piccola frazione di Vigevano che si chiama Piccolini, ci tengo sempre a dirlo. E secondo me vi unisce, come dire, questa cosa qua, cioè il bar, la periferia, la il fatto di stare con gli amici, condividere le cose normali. Uno Noel è molto così, condividere cose normali del calcio. Senti Andrea, adesso non abbiamo abbastanza tempo, la prossima volta però ti chiamiamo soltanto per farti raccontare di com'era stare in camera in albergo con Aldo Rock. Allora, quella ve la racconto volentieri. Quella, guarda, vale, non c'è paragone rispetto a noi, lì a me e tutti gli altri. Esattamente. Un pezzettino di curiosità. Però che siamo mai capitati. Vedi. E voi direte, chiudiamo con un'infamata ad Andrea Duglio. Voi direte, vabbè, per lavorare con Noel, Liam, così, chissà che inglese, no? Che ha Andrea Duglio. L'inglese di Andrea Duglio. Yes, tell us about the situation of when you were with the... piace per questo perché è esotico. Esotico. È il loro Don Lurio. Si fa capire. Però ragazzi, sfido chiunque, vi dico dire una cosa, poi vi lascio, sfido chiunque. Ci fu registrato tanti anni fa di The Voice con Liam, una delle poche interviste per Target, non so se ve lo ricordate. Sì, certo, c'è Gaia De Laurenti. Canale 5. Cosa che mi portò via con la compilation a Fabio B, credo. Sì, ecco, quel giorno lì. Sì. La registriamo e io la mandai a Target. Target me la rimandò indietro dicendo: ma non abbiamo capito cosa ha detto Liam. L'ho mandato al manager, il manager me l'ha mandato indietro e mi ha detto: guarda, non abbiamo capito neanche noi, non andò mai in onda. Cioè nessuno capiva cosa diceva il cantante. Nessuno è riuscito a decriptare. Soprattutto nessuno ha pensato di chiederlo direttamente a Liam. No, sì, quello ti dà la testata subito. È come fare un'intervista con uno della Dark Polo Gang. Grazie Andrea, so che sei in treno. Buon grazie viaggio. A voi di tutto. Un abbraccio. Ciao. Allora, la protagonista della canzone degli Oasis, Don't Look Back in Anger, si chiamava Sally. Sally Can Wait. E c'è un'altra canzone italiana famosa che è una protagonista che si chiama alla stessa maniera. Questo è un filotto che non abbiamo mai fatto in tanti anni. Vasco Rossi, il più Oasis degli italiani. Yeah. Cammina per la strada senza nemmeno